Sì, il Premier ci sta dando qualche indizio che forse si va verso il voto anticipato. Insomma, è passata un'estate nella quale si racconta si sia anche messo a dieta, quindi insomma l'altra È sera l'abbiamo il visto. pezzo di Libero di oggi, quattro indizi, la dieta, i 100 teatri, sì. Esatto, questo tour alle No, dunque, porte, aspetti che l'annuncio sulle spiego a Polito, tasse. sul Libero oggi c'è un pezzo che spiega che ci sono quattro Molto bello. indizi che farebbero immaginare che è partita la corsa di Renzi verso le elezioni. Tra questi quattro indizi uno è la dieta. Ha sbagliato Non dietologo, era però. Berlusconi che si è messo a dieta. Anche Renzi, Anche tutti a Renzi. dieta. Quindi Renzi se la gioca, essendo come sempre uno straordinario illusionista, forse se la giocherebbe e in caso di voto anticipato, se il centrodestra continua a farsi del male, non è che Renzi ce lo troviamo a Palazzo Chigi, Renzi ce lo troviamo per 20 anni a Palazzo Chigi. Davvero il centrodestra deve ricominciare a brevissimo, in tempi rapidissimi, a riorganizzarsi e solo così puoi davvero immaginare che ci sia, come oggi nascerà in Europa con Matteo Salvini e Marine Le Pen, un nuovo Eurogruppo, quindi si può immaginare un'altra Europa possibile anche nel nostro paese, solo se il centrodestra si riorganizza e magari con un traino leghista si può immaginare un voto anticipato con una vittoria del centrodestra. Se no, Renzi, dieta non dieta, essendo, ripeto, un incantatore, un abile affabulatore, uno che la conta su bene, se la gioca ancora, nonostante questo anno e mezzo di intoppi.